Siamo con Alessio Bado qui davanti alla caserma dei Vigili del Fuoco di Imperia. Siete appena entrati in alcuni Vigili del Fuoco per il turno delle 8, ma siete riusciti perché senza Green Pass, è corretto? Sì, non abbiamo avuto la possibilità di fare il tampone perché ci serviva il tampone, non abbiamo avuto la possibilità perché le farmacie purtroppo sono al collasso, perché oggi è il 15. C'era da aspettarselo, tutti vogliono tampone. Noi abbiamo cercato, io personalmente ho cercato di prenotarlo già anticipatamente, ma è quasi impossibile. Ecco, però qual è la vostra posizione sul Green Pass? Io sono abbastanza contrario al Green Pass perché è un permesso per fare delle cose che prima, non avevo bisogno di fare cose semplicissime, andare al ristorante, andare in un luogo pubblico, ma ancora peggio venire a lavorare. Io qui al lavoro ho solo 18 anni di servizio, andavo bene per fare il soccorso quando eravamo in zona rossa, non è servito nessun Green Pass, avevamo carenze di DP, non ci siamo praticamente lamentati. E adesso ci serve, che siamo, come si dice, a fine pandemia, ci serve un permesso per tornare a lavorare. Secondo me non è giusto. Ecco, solo quello. Fuori dalla caserma c'è nel frattempo un sit-in di protesta dei vostri colleghi. I nostri colleghi, c'è da dire, i nostri colleghi sia col Green Pass che senza. Cioè non siamo solo quelli senza a essere contrari. Ci sono anche i nostri colleghi che hanno Green Pass ma non sono d'accordo con questa politica. Grazie.